Ciao Marcello, siamo da Audio Quality a San Lazzaro in provincia di Bologna per un evento BenQ, però è l'occasione giusta per chiederti cosa porterai al Milano High Fidelity quest'anno. Allora, quest'anno abbiamo due sale, ne abbiamo una grande solo espositiva che è la Torre Velasca 3, sono circa 240 metri quadrati di sala, dove faremo soprattutto un'esposizione statica di prodotti video, quindi TV della Sony, gli OLED della serie Professional, quindi BenQ, il proiettore che stiamo presentando anche oggi, il Il laser a tiro V7000, corto, il sì. V7000, più tanti altri prodotti che ci accompagnano quotidianamente nel nostro lavoro, quindi audiogamma con Anthem, con Arkham, con Martin Logan, e Pixel, avrà Dali, e avrà NAD, e poi avremo gamma alta con JL Audio, DIN Audio, PMC, cioè tante, Tanta roba. tante belle cosine da esporre. Poi avremo invece un'altra sala che adesso non hanno ancora dato qual è il nome, però è sullo stesso piano, dove ci sarà il buon Francesco, dove faremo vedere il nostro carissimo Dark Star 9, Lo e schermo di lo schermo proiezione, ad alto ricordiamo. contrasto, il processore video Envy e il proiettore Sony OT90. Questo qua? Ah, no, non questo qua. Questo qua, boh, non sappiamo, è veramente un po' complicato portarlo, un po' forse esagerato, quindi abbiamo optato per un oggetto un po' più alla portata di tutti. Però ti devo chiedere anche un'altra cosa. Ho letto su un sito che tratta la realtà, un sito autorevole, che l'Home Theater è morto completamente, che è al collasso, che l'unica soluzione è il gaming e che soprattutto la videoproiezione è Calafrutta. alla frutta, cioè è il fatturato inesistente addirittura. Tu Ma noi cosa? viviamo di questo quotidianamente, quindi spero che non sia così, anzi non è così perché noi ci lavoriamo sempre. Probabilmente si riferirà magari a cose molto entry level e che non sono il nostro pane quotidiano. Cioè, Quanto rappresenta del tuo fatturato la parte un theater multicanale, customization, eccetera? videoproiezione, ah beh, penso il Ah, 90%. ok. E a proposito di un theater? Come home theater, allora, nella saletta di Francesco abbiamo optato per un sistema abbastanza tranquillo, sono dei diffusori Dali e un amplificatore NAD, il T778, dove faremo una dimostrazione per far vedere il Dirac, come funziona, on, off e queste cosine. Quindi porteremo più prodotti da far vedere, porteremo più il video, che quello si riesce a far vedere bene. Per quanto riguarda l'audio, se uno vuole sentire un bel impianto deve venire nei nostri Ah certo, centri e nei viene qui negozi. a San Lazzaro dove siamo, oppure anche a Esatto, a Milano, Milano, esatto. o nei tuoi partner, magari Sì, spesso a stiamo Roma. Benissimo. lavorando, esatto, con D'Agostini di Roma e con i ragazzi di Cinema Sound di Napoli, quindi spaziamo dal nord al sud. Benissimo. Allora ci vediamo alla Fidelity, noi ci vediamo venerdì per Sì. l'installazione, invece per tutti gli altri l'appuntamento è per sabato e Sabato e domenica, domenica, esatto. 16-17 ottobre, all'Hotel Meliá. Sicuramente una cosa importante, la saletta video può portare 6 posti alla volta, possono Certo. entrare per il discorso Covid, quindi sicuramente faremo delle sessioni, quindi se siete interessati, prenotate, Sessioni brevi, mi raccomando. sessioni, saranno almeno una mezz'ora, ci vuole di Ok. spiegazione per tutto quanto, quindi conviene magari prenotarsi. Adesso Certo. organizzeremo magari lì nella sala importante una lista di prenotazioni per Benissimo. non fare troppe file.